Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con una review, infatti venerdì sono uscite delle carte a mio parere molto interessanti. Alcune di queste anche molto costose, ma per fortuna grazie al buon Junkie di Foot Universe siamo riusciti a provarli. E sto parlando di Ribéry, di Ginola, di Rashford e anche dell'SBC di Bale, End of an Era, uscito ieri. Sono giocatori un po' controversi, tra di loro si nasconde anche qualche top assoluto. Io direi mettetevi comodi perché stavolta c'è tanto da approfondire. Partiamo proprio dall'esterno destro gallese, che come potete vedere qui balbetta un po' quando si tratta di speed boost, però poi con le skill non si muove male. Sulla più scoop turn, McGee cancellata, viste le lunghe leve, fa dei movimenti abbastanza ampi. Ginola non proprio voilà, guardate che gol si mangia qui davanti la porta. Poi il solito problema di questo giocatore è il suo body type tremendamente pesante, che lo rende poco agile nei movimenti qui nello stretto, motivo per il quale io proprio non riesco a tollerarlo quest'anno come giocatore. Preferisco molto di più Rashford, che guardate qui, nonostante le lunghe leve, una fisionomia molto più longilinea, si muove benissimo palla al piede, con le skill praticamente fa quello che vuole. Davanti la porta poi si inventa anche giocate di questo tipo, con questo scavetto che va ad insaccarsi sotto l'angolino. Ritornando a Bale, ancora una volta vedete come lo speed boost non è che sia questo granché, però anche nel reverse elastico molto rapido nel movimento. Per quanto riguarda invece il controllo palla nello stretto, non siamo ad un livello altissimo, accettabile ma non eccezionale. Ritornando a Ginola, vediamo qua invece la fatica che fa nello girarsi, controllo del pallone con le skill accettabile, però poi quando si tratta di dover saltare l'avversario, vedete proprio goffo, si fa recuperare molto facilmente. Una peculiarità di questo Rashford è anche l'andare via banalmente in velocità senza lo speed boost, che comunque vedete è ottimo. Ampiezza di movimenti con le skill, rapidità nei movimenti, veramente mi ha stupito tanto, anche per quello che è il rapporto qualità-prezzo. Ma la vera hidden gem di questo video è Ribéry, raga, una mina, guardate che speed boost, arriva davanti la porta in una frazione di secondo, boom, finalizza con questo tiro a giro facile, ancora una volta qui, speed boost, arriva dentro l'area di rigore, bam, mina sul primo palo, dove il portiere non può nulla. Sempre Ribéry, servito al limite dell'area, ci fa vedere tutto il suo repertorio, 5 di piede debole, Ribéry anche di sinistro, la insacca, non vuole sapere niente. Speed boost anche in questo caso, dentro l'area col sinistro, che si sente tutto con il 5 di stelle, la mette dentro. Ancora Ribéry ad addomesticare il pallone, Bale con uno speed boost sempre un po' così e così, che lo vedete, diciamo, alle volte dà un pizzico di strappo, ma non è quello speed boost come anche vediamo da parte di Ribéry o di Rashford. Qui ottimo il movimento con le skill, però poi la palla arriva a Ginola che la trolla. Qui invece buono il movimento ampio con il tacco, visto appunto il suo body type lo fa bene, e poi va a finalizzare con il mancino. Qui vediamo invece ancora lo speed boost di Rashford, che va via ottimamente, combinazione di skill di rilievo, poi azione che viene orchestrata con Ginola che annulla la McGee, serve Ribéry dentro. Bella azione questa, con questo movimento del giocatore francese che con le skill ci sa fare. Rashford dentro l'area di rigore, guardate qua che controllo palla che ha, sembrava averla persa su quella Veronica, invece si gira, serve Ribéry per il più facile dei tap-in. Qui è dove vi dicevo, guardate qua, senza speed boost, solo palla al piede, questo Rashford quanto campo prende e poi quanta facilità ha nei movimenti per andare a girarsi e arrivare dentro l'area di rigore e diventare una minaccia. Ginola qua prova uno speed boost che non vi sto neanche a dire, purtroppo non è arte sua. Ottima le skill di Ribéry per poi fornire un assist a Rashford, che si dimostra clinical finisher dentro l'area, è difficile che sbagli. Qui ancora ottimi movimenti di Rashford sull'esterno per servire Ribéry, che non può sbagliare. Ma guardate qui Ribéry che cosa si inventa, speed boost a contatto, mina incredibile sul secondo palo, ma a breve vi faccio vedere un gol ancora più incredibile di questo giocatore, che veramente è qualcosa di allucinante. Nello stretto poi guardate come si muove, destro, sinistro, micromovimento, veramente è un qualcosa di top. Lo pongo veramente nell'elite di giocatori offensivi di quest'anno. Eccolo qua, recupero palla con Ribéry che viene servito, prima vince l'impallo, poi viene tallonato da Militao, suola scoop turn per mandarlo a vuoto e mina sul palo del portiere. Questa è veramente la ciliegina sulla torta. Allora ragazzi, dopo aver provato questi quattro campioncini, partiamo da Ribéry, oggetto misterioso per tanti di voi, visto che
è scomparso dal mercato, cappato 4 milioni e 9, ma noi grazie alle mani di Junkie, Scuola Foot Universe, siamo riusciti a provarlo. Che dire, sicuramente non costa poco, diciamo che un prezzo giusto secondo me dovrebbe essere magari sui 3-3,5, però parliamo di un giocatore di 1,70 m, quindi brevilinio, 5 di skill, 5 di piede debole, quindi diciamo è una sorta di Bayheader ma con la quinta di skill, e già questo vi fa capire di che tipo di giocatore stiamo parlando e quelle che sono le conclusioni che andremo a fare. 15 partite, 22 gol, 7 assist per Franco. Velocità e accelerazione che sono una cosa senza senso, raga, questo non è che speed boosta. Lui ha inventato il modo per teletrasportarsi da un pianeta all'altro scomponendo le proprie cellule, e lo avete visto dalle clip, è una roba assurda. Per non parlare poi della sua finalizzazione, che seppur non altissimissima rispetto alle carte che escono ora, ma ha comunque un ottimo 93, è compensata da un 99 di potenza tiro che fa girare la testa. Avete visto le saracche che menava? Veramente qualcosa di atomico. Poi ovviamente anche i passaggi sono top, motivo per il quale questo Ribéry si può pensare di giocare anche da COC, anche se io l'ho schierato da seconda punta, ma può essere anche giocato da esterno per via, vi ripeto, dello speed boost clamoroso che ha. Quello che poi completa tutto quanto il pacchetto è l'80 di forza che non lo appesantisce, un body type della Madonna e delle statistiche di dribbling che sono fuori di capoccia. 98 di agilità, 99 di equilibrio, 97 di attività, 99 di controllo palla. Questo praticamente con la levetta analogica è una trottola, si gira su se stesso che è una meraviglia. Come caratteristiche giocatore non abbiamo il tiro a giro, ma avete visto che qualche tiro a giro lo ingarra. Quindi per me voto totale, 10 e lode, bacio accademico, stretta di mano e saluto e appuntamento al dottorato, perché è veramente un giocatore fenomenale. Spero rapidamente che ne cambino il capo in maniera tale che lo possiate provare, perché fidatevi, vi svolta, soprattutto se avete una Serie A eccetera, ma comunque essendo francese lo linkate facile. Da un'esaltazione all'altra, perché passiamo su Marcus Rashford, 1,86 m, 5 di skill, 4 di piede debole, pagato 2,8 milioni, giocato prettamente da esterno ma anche punta, 19 partite, 11 assist e 7 gol. Un altro giocatore che abbiamo imparato a conoscere benissimo quest'anno, che era partito un po' sottotono, però con la versione Fantafoot e poi con questa qua ha raggiunto la sua consacrazione. Speed boost anche qua pazzesco, che si coniuga bene con un body type bello alto, quindi c'ha quei movimenti ampi anche quando skilla, la falcata bella lunga, prende benissimo spazio anche quando corre semplicemente palla al piede, quindi senza neanche lo speed boost, che ripeto fa bene. Davanti la porta finalizza, ha finalizzazione più alta di Ribéry, potenza tiro 99, anche se Ribéry, vi ripeto, mi è sembrato un finalizzatore migliore di questo Rashford. Passaggi discreti, anche se non ce lo vedo troppo bene da COC, però questi passaggi possono aiutare nel momento in cui lo utilizzate da esterno, sia a sinistra che a destra non è un problema, e dovete rientrare e poi scaricare la palla verso i vostri compagni. Reattività 96, 96 di agilità, 96 di controllo palla, mi preoccupava l'86 di equilibrio e il 90 di forza, ma questo Rashford in realtà è incredibilmente agile rispetto alle versioni precedenti, mi piace tanto anche come si muoveva al piede, ricorda un po' un Cristiano Ronaldo dei bei tempi, motivo per il quale io questo lo inserisco in un ipotetica top 5 degli attaccanti usciti fino ad ora, e avete visto quanti attaccanti sono usciti fortissimi, quindi per stare lì vuol dire che questo Rashford merita veramente tanto. Poi costava 2,8 milioni quando è stato acquistato, sta calando sempre di più, io veramente ve lo consiglio perché è un grandissimo giocatore. Scusatemi, ho avuto un attimo di soprassalto nel rivedere questo Gino là, perché pensavo che l'incubo fosse finito. Allora, voi non guardate tanto il 15 partite, 15 gol e 8 assist, ok? Ma voi guardate in alto a destra 11,8 milioni. È vero che ora è calato, sta più o meno sugli 8,8-9. 5 di skill e 5 di piede debole lo conosciamo. Ragazzi, questo Gino là, e vi guardo bene negli occhi quando ve lo dico, è una delle fregature più grandi che io abbia mai provato. Penso il giocatore peggiore qualità-prezzo che io abbia mai avuto tra le mie mani. Regà, è il fotocopia della carta precedente, 89. Hanno preso la carta 89, gli hanno messo una foto dove sembra Batistuta, gli hanno invertito i numeri, l'hanno messo in Premier League, gli hanno messo dei numeri diversi sulla carta e hanno detto "Toh, beccatevi Gino là". Regà, vi giuro, un bidone, non si speed boosta, un tronco.
Per carità di Dio, a segna segna, ci mancherebbe altro. A passare la palla la passa, a schilla schilla. Ma ho visto skiller migliori di sto Gino là, onestamente. Quindi, boh, io vi dico proprio, e lo vedete, il giocatore sul quale mi soffermo meno, state alla larga da questo Gino là, ma il più lontano possibile. Non fatevi ingolosire, non pensateci neanche un secondo, perché chiunque è meglio di questo Gino là. Semmai lo vedremo quest'anno in un torneo competitivo è perché lo vedremo nel 2v2 oppure nell'1v1 come super sub per essere buttato dentro a fare sportellate e a prendere la palla di testa, perché è l'unica cosa che sto Gino là può fare. Per il resto, arrivederci. Skip. Voto 4. Guillermo Mariotto. Concludiamo con Gareth Bale, uscito ieri. 8 partite, 2 gol, 4 assist. L'ho giocato da esterno perché secondo me è l'unica cosa che può fare e vi dico perché. 5 di skill, 4 di piede debole, piede sinistro. Allora, vi devo dire che il 98 di accelerazione e il 99 di velocità di scatto non è che si sentano questo granché. Nel senso che corre, non speed boosta benissimo. Magari si vede che quando va palla al piede con la falcata c'è. E su questo ci siamo. Però insomma non mi sembra un 98-99. Finalizzazione meh. Questo non finalizza mai meglio di Ribéry. Quindi 97 scordatevelo. Passaggi ci stanno. Devo dire da esterno fluidificava bene. Agilità, equilibrio, reattività, anche queste dimenticate, perché c'è quel 99 di forza e un body type totalmente fracito che lo penalizzano questo Bale. Quindi io onestamente non mi sento di consigliarlo, visto le alternative, visto comunque che è Real Madrid Galles e non so quanti giocatori di Liga possiate avere in squadra. Non costa poco, non mi ha fatto girare la testa, ecco. Poi per carità, la carta casa, fine di un'era, anche là lo guardate, statistiche della Madonna. Ma se gli devo dare un voto gli do proprio un 6 risicato di stima per quello che ha fatto, ma di più non se lo merita. Raga, anche per questo video è tutto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, in particolare se avete provato uno di questi giocatori, se vi aspettavate che il loro rendimento fosse questo. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, anzi da Liberoschi.